questo è il mio bar, è il mio, è un bar serio, oh! Perché tu non te lo puoi permettere, che faccio, lo spinno? Schifio, preferisco mia moglie! La moglie per poter avere un pelo alla mia barba? L'ormona sa puzzasse, vuoi dire no, no latte, si può cominciare la mattina la sera! Che fa, vieni Zaira! Vengo, vengo, vengo! Vengo io e licenzio a tutti! O tutti! Insomma, licenzio! Si facesse sentire, il direttore, Leopoldo, non ci scordiamo le promesse, da due ore che me la tengo, Leopoldo, sono poche gocce! Davanti al direttore! E mi dispiace, caro, non ti posso aiutare, fattela addosso! Torna più tardi che ti aiuto! Ma quando mai, Leopoldo, se continui a tenermela mi viene l'atto grosso e poi me la voglio vedere tutta, anche se viene da dietro! Signora Natascia, signora Natascia, ma l'ascensore serve per salire e scendere dai piani! Lo usa come portantina e poi mi umilia il personale, scusa. Ma no, signor direttore, io sono onorato che la signora mi consideri il suo taxi driver, con Robert Denaro però. Ma certo, perché io pago e ci posso fare un vestito di carte di 100.000 lire, perché a me i soldi mi usciano pure dalle aricchie. Ascensore, prima in piscina e poi in camera, né? Eh sì, ma ci vuole il carburante, signora. Oh, subito accontentato. C'è a benzina, cochiomo. Sì, però mi si stanno scaricando le batterie. Ecco, c'è a vela. Dottore caro, ci voleva fare una bella proposta. Usate che io e mio marito Michele avevamo una bella catena di pescherie. Io ci potesse fornire una bella partita di pesce fresco, questo albergo. Sì, però l'albergo, diciamo noi altri, lo può pagare o con la Findomestica o in leasing. No, non se ne va a parlare Findomestica. Mica io vendo elettrodomestici, caro direttore. Pesce, chi sono il pesce? Dato che lei, diciamo, ha questa esperienza nel campo del pesce, ma mi sta davvero una curiosità che mi tormenta da sempre. Il porpo maiolino da quello, diciamo, di paranza, da che cosa si distingue? Ah, direttore, due cose distinte e separate. Mi tocca proprio, non mio mi tocca. Ma va a sapere, caro direttore, che il porpo di paranza, mica è bello come che do maiolino. Che do maiolino il prezzo, è verde. Il prezzo di paranza. Si vede, cancio prezzo, eh. Che do maiolino è verde. E se lei ci dona un bello zecchettone, ci cancia pure il colore. Diventa quel marron chiaro, sì, diciamo. Fresco, fresco. E poi la cosa più importante è l'altra, sì. Che chi do reparanza aveva una sola fila di funci. Funci che cosa sarebbero? Le ventose? Le ventose, ho capito. Mentre l'altro ne aveva due. Ho capito. Avevo sapore romare, chi do maiolino, caro direttore. Chiarissimo. Un'altra cosa completamente. Sì, me lo puoi passare? Sì. Pronto? Pronto? Sì. Ah, sì, mi ricordo di lei, il signor Massimo Brunello. Ma io non mi rendo conto, sì, lo so che ha chiamato altre volte e non mi ha trovato. Però lei ha studiato. Ma che ha studiato? No, vabbè, lo capisco, che aveva fatto altri articoli, questo... C'erano, mi scusi, signora Tec. No, voglio dire, va bene, ha fatto pure i pronomi, d'accordo? Dico, ma quei verbi come siamo combinati? Ah, ha fatto i verbi irregolari. E allora mi dica, non so, il passato remoto del verbo cuocere. Cuolli no, non ci siamo. Cuocetti non ci siamo nemmeno. Cuocei, Cuossi, vicino. Fuoco. Cotti, che cotti, pure, che Brunello, lei mi fa perdere un sacco di tempo, io qua mi sto intrattenendo con la clientela. Lei mi ha detto che aveva studiato, ma mi sembra che forse ha studiato ma non ha ripassato, non ha assimilato, l'ho capito. Lei vorrebbe fare un articolo sul nostro hotel, io mi rendo conto perfettamente, però dico, ho saputo una cosa che è veramente incredibile. Io so che per lei addirittura un culturista è un gay che fa del turismo, siamo veramente nella cacca, e studia, si prepari e si faccia sentire. No, è inutile che protesta, signor Brunello, per fare un articolo sul nostro hotel ci vuole una certa competenza. Ho capito, lei studi e mi vuole dire un verbo regolare, io amo, tu ami, egli... No, egli ami, lei ancora mi sa. Ma facciamo una cosa, mi chiami successivamente, appena è in grado di fare un articolo mi chiami. Grazie, arrivederci.
Signora Natascia, io devo andare perché mi aspettano le cucine. E c'è mamma sta partita i pesci. Eh sì, ma pagata come? Diciamo magari a rate. No, caro direttore, noi altri pigliamo solo picciole.